Avete mai pensato alla cuccia del vostro gatto come a un elemento d'arredo che si integra con lo stile della vostra casa? Ciao a tutti, mi chiamo Letizia e sono ingegnere e designer. Nel mio canale vi parlerò di design, soprattutto di interni e del verde. Il video di oggi è un argomento che interesserà soprattutto gli amici gattari, come me. Quanti di noi hanno la cuccia del gatto piazzata lì da qualche parte che non si integra per nulla con quello che è il resto dell'arredamento? Quasi tutti probabilmente. Quindi ho pensato di farvi una lista delle cucce di design che preferisco. Non sono in ordine di preferenza, ma le ho messe in ordine di tipologia. Vediamo innanzitutto quali caratteristiche deve avere una cuccia per gatti, perché il design ovviamente non può essere fine a se stesso. Innanzitutto dovrà essere rilassante per il gatto. La maggior parte dei gatti si sentono più al sicuro in spazi chiusi, morbidi e caldi. Però non è detto, ci sono anche quelli che amano le cucce aperte, quindi quello lo dovreste riuscire a capire voi in base al carattere del vostro gatto. La seconda cosa importantissima è che sia facile da pulire e da lavare, quindi deve essere anche facilmente smontabile. Se ad esempio c'è un cuscino, si deve poterlo rimuovere e si deve poter togliere la federa per lavarlo. I materiali devono essere resistenti perché i gatti amano rifarsi le unghie nella loro cuccia e spesso, se sono gatti vivaci come la mia, ci si lanciano dentro. Un'altra cosa importantissima è che non devono esserci pezzi piccoli che rischiano di essere ingeriti. Inizio la mia lista con le cucce in legno. Le prime che voglio farvi vedere sono quelle dello studio giapponese di design Natural Slow. Purtroppo attualmente non si trovano online, probabilmente sono fuori produzione, ma volevo farvele vedere lo stesso perché sono talmente particolari che spero che torneranno in produzione. Sono tre stili diversi di cuccia a seconda di quanto il vostro gatto o piccolo cagnolino ami essere riservato e sono in legno di Paulownia di due colorazioni diverse. Personalmente le trovo bellissime, si adattano a tantissimi stili, ma soprattutto a quello nordico. Il marchio Mia Cara fa diverse cucce per gatti. Questa si chiama Anello, è fatta in legno compensato in due essenze diverse, di frassino e noce, e la federa del cuscino è in pelliccia sintetica, di due colorazioni diverse, si può avere sia avorio che talpa. Sul loro sito ci sono le indicazioni di lavaggio e spiegano che può essere lavata a secco oppure a 30 gradi. Lo stile di questa cuccia è sicuramente adatto a uno stile nordico o anche a una casa minimalista o in stile un po' bohemien. Il marchio Mia Cara produce anche quest'altra cuccia bellissima che si chiama Covo. Anche questa è in legno compensato, ma è disponibile in tre essenze diverse: frassino, rovere e noce. La federa può essere fatta sia di pelliccia che di tessuti diversi e anche qui ci sono tantissime colorazioni per cui ci si può veramente sbizzarrire. Anche questa è adatta ad uno stile nordico, minimalista, ma secondo me è adattissima anche a una casa in stile vintage. Passiamo ora alle cucce in tessuto. Sempre della Mia Cara è disponibile questa bellissima cuccia che si chiama Nido. È fatta a maglia in puro cotone. Ed è disponibile in tre colorazioni diverse: menta e bianco, grigio e bianco e talpa e bianco. Io personalmente adoro la colorazione menta e bianco, ma credo che si sia già capito che adoro questo colore. Questa cuccia deve essere lavata a mano con un panno umido. A che stile si adatta? Sicuramente allo stile nordico, ma anche a uno stile più romantico. Cucce simili a quelle della Mia Cara, ma un po' meno costose. Si trovano anche cercando sul sito Etsy, che è un sito di artigianato. Ad esempio, queste sono del marchio Sunny Baskets, che è un marchio olandese, e sono fatte in cotone riciclato. Sono disponibili in tre dimensioni diverse e sette colorazioni diverse. Come vedete, anche queste hanno un'ottima fattura, anche se il prezzo è sicuramente più abbordabile della Nido della Mia Cara. Anche il marchio Mayhew ha fatto diverse cucce per gatti. Una delle mie preferite è questa, la The Cube, che si adatta sicuramente ad uno stile moderno, minimalista o anche nordico. È composta da una struttura in legno o in metallo, nero, bianco o rosso e una sfera in cotone.
con un cuscino all'interno. Anche questa quindi è comoda perché il cuscino può essere estratto e lavato. Un'altra cuccia che trovo molto bella, sempre della Mayu, è questa, la The Bed. È disponibile in due colorazioni diverse. Ha una base in legno, la copertura in feltro che può essere grigio o viola e il cuscino che può essere color senape o grigio. Vedo questa cuccia particolarmente adatta a case in stile nordico, ma sicuramente anche in stile vintage, perché sia la colorazione che la forma richiamano un po' gli anni 70. Altre cucce in feltro si possono trovare sempre sul sito di cui vi ho parlato prima, Etsy. Questo marchio, ad esempio, si chiama Elevel, spero di averlo pronunciato correttamente, e fanno diverse cucce in feltro. Questa è quella con la forma che io preferisco ed è disponibile in tantissimi colori diversi e anche in diverse misure. A seconda del colore può adattarsi ad una casa in stile nordico, romantico o vintage. Adesso invece vi faccio vedere le cucce più particolari che ho trovato. Questa la trovo tenerissima, è sicuramente adatta a una casa in stile nordico o anche un po' bohemien ed è della Napping Yo-Yo, anche qui spero di averlo pronunciato giusto, ed è un mocassino tutto fatto in pelliccia sintetica. Sempre su Etsy ho trovato un altro marchio che produce cucce per animali che si chiama Big Kids. E ho trovato veramente tenerissimo questo tepè per animali. C'è di diverse dimensioni, quindi è adatto non solo ai gatti. Ed è disponibile anche in diverse colorazioni. Fatte in questo modo a tenda ne ho trovate diverse su internet, ma questa è una delle mie preferite in quanto a fattura e colorazioni. Comunque potete trovarne qualcuna anche su Amazon o su altri siti. Il telaio è fatto in legno e la copertura in cotone ed è fatta tutta a mano. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, se volete chiedermi qualcosa in più riguardo al video di oggi o riguardo ad altri video, o se ci sono argomenti in particolar modo di cui vorreste che parlassi, scrivetemi pure via mail. Se vi piacciono i miei video, seguitemi e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!